Mini Radio Web questa sera si occupa di un argomento più complesso del solito. Generalmente noi facciamo musica italiana nuova e indipendente, questa sera andiamo in un ambito che insomma un po' esce dal seminato del musicale, però ha qualcosa di importante. Alessandra Perna dei Luminal ha messo in piedi uno spettacolo e Francesca Romana Miceli Picardi, è che capita che uno alle volte c'ha queste partecipa a questo spettacolo, ma adesso ce lo dobbiamo far spiegare un attimo, perché siamo a Rising Love di Roma, dove uno si aspetta musica rock, però qui c'è qualcos'altro. Che è successo, Alessandra? Diccelo tu. Tante cose sono successe. Allora, partiamo da un presupposto importante. La realtà si mostra ai miei occhi di solito in maniera violenta, tragica e incredibile. E diciamo che mi fa tutto abbastanza impressione e lo scrivo perché me ne devo liberare. Detto questo, ho scritto queste conversazioni che sono dei lampi, degli episodi in cui i personaggi, diciamo, principali dell'esistere hanno a che fare sia con me che fra di loro. Quindi il bene, il male, la morte, l'amore, l'essere umano, una bambina, Roma stessa che si arrabbia perché sono venuti a abitare a casa sua, e Francesca Romana le ha dato vita, l'ha rese incubi veri, visibili su un palco. Il tutto ovviamente mischiato con la musica. Nel momento in cui la musica come canzone dà determinate sensazioni, la musica con un recitato, che cosa succede, Francesca, con un recitato sulla musica? Succede conversazioni, e solo conversazioni può succedere, perché questo è un esperimento che potevamo fare solo con la musica dei Luminal e solo con le parole di Alessandra. Quindi succede una magia e a me piace da morire, quindi non posso che non essere di parte. E le parole con la musica è teatro, e tanti artisti si avvalgono di brani per i monologhi, per i dialoghi. Qua io ho la fortuna di recitare le sue parole con la loro musica, quindi meglio di così non poteva andare. Nella tua esperienza di attrice, cosa rappresenta questo momento? Ma credo che sia un momento bello, fortunato. Sono giorni che noi ci diciamo sempre le stesse cose, cioè che le cose nella vita non accadono mai per caso, per quanto è banale, per quanto è già sentita questa frase. È successo tutto così velocemente, da un anno. Neanche un anno, da quando io ho ricevuto questo file e abbiamo messo in piedi questa cosa. Quindi già l'anno scorso, quest'estate, a settembre, abbiamo avuto la fortuna di portarlo in forma di reading, e poi abbiamo deciso di dargli una veste teatrale, perché secondo me merita ancora di più di un semplice reading. E quindi è un momento per me come attrice splendido, bellissimo. Senti, questa sera sarà qui a Rising Love, ma quante altre serate ci saranno? Tutte quelle più possibili, sparse dall'est al nord, al sud, isole comprese, dovunque possiamo portare quest'incubo lo vogliamo portare, un incubo magari con una sola B. Incubo. E lo vogliamo portare perché secondo me è giusto, senza presunzione, che la gente conosca queste storie. E per sapere le date, il nostro pubblico come può fare? Perché insomma diamogli qualche riferimento magari in rete.
Assolutamente, sulla pagina Facebook di Conversazioni troverete sicuramente tutti gli aggiornamenti sia a livello di carta stampata, sì, e tutte le date che verranno. Poi vedremo di volta in volta se Conversazioni si farà in un locale, in un teatro, piuttosto che in strada, a casa vostra, in una macchina. È uno spettacolo molto in divenire, è cambiato tantissimo dalla prima volta che l'abbiamo fatto e sicuramente cambierà ancora. Quindi trovate tutto su Facebook e ogni volta troverete qualcosa di nuovo e spaventoso. Ma c'è Carlo Martinelli? All'altra chitarra. Carlo è uno spirito, appare, scompare, si vede, non si vede, suona. Se stai aspettando che si materializza, non succederà mai, purtroppo. Ectoplasmatico. Esatto. Ma si è materializzato il libro. Da dove l'hai tirato fuori? Questa è la copertina ufficiale di Conversazioni. Questo è il libro. E alcune di queste conversazioni verranno messe in scena questa sera. Quindi già la copertina credo che spieghi un po'. E questo dove si trova? Il libro si trova... su internet, si può ordinare dal Facebook di Conversazioni. E quando uno viene allo spettacolo? C'è il libro, di solito lo mettiamo, però non vogliamo venderlo, diciamo alla gente, c'è un banchetto ma non lo comprate. Allora, come diplomatica, un gigantesco in bocca al lupo. Crepi. Merda. No, si dice, si può dire, sì, si no, dice. Vabbè, ognuno poi sceglie la sua. No, cioè, c'è un motivo, c'è un motivo. Ah, sì. C'è un motivo. C'è un motivo perché tanto tempo fa, quando si faceva teatro, che gli attori erano banditi dalla chiesa, e quindi facevano spettacoli solo nelle corti dei nobili, corti magari con la... Nelle corti. Nelle corti, ogni tanto la Calabria regna. E più cavalli arrivavano e più merda lasciavano sul vialetto di corte, allora vuol dire che c'erano tanti spettatori e da allora è rimasto il detto merda. Che carino. Bello, non lo sapevo. Fighissimo. Allora, con Alessandra ci vediamo presto. Assolutamente sì. Carlo, me lo salutate voi. Assolutamente. Allora, grazie. Grazie a te. Grazie.